Amici di calciomercato.com e bentornati con la FIFA del lupo. Siamo tornati oggi con un nuovo video, con una notizia che è uscita già qualche giorno fa, che però, diciamo, ha un pochino destabilizzato l'ambiente esports calcistico, perché vi voglio parlare della Juventus che ha trovato un accordo con Konami, quindi con PES. Dal prossimo anno, come già molti di voi sanno, la Juventus su FIFA si chiamerà Piemonte Calcio. E diciamo che questa cosa ha un pochino stravolto l'opinione di molti, quindi tanti vogliono passare a giocare a PES, chi invece dice ah, è una cosa in più per continuare a giocare a FIFA, quindi le solite, insomma, battute da community che comunque effettivamente si sono trovate di fronte a questa cosa che per molti può essere un qualcosa di svantaggioso, perché magari amanti di FIFA e quindi magari si ritrovano costretti con il pensiero a dover passare a PES. Io vi voglio semplicemente dire che il prossimo anno però su FIFA non ci saranno i loghi della Juventus, il nome della squadra e la maglia ufficiale. Però i nomi dei giocatori saranno gli stessi, cioè Cristiano Ronaldo si chiamerà Cristiano Ronaldo e non Cristiano magari Rolando, perché diciamo che molti non hanno capito che in realtà è soltanto una questione della squadra e non dei giocatori. Quindi diciamo che c'è una sorta di escamotage, perché su Foot la squadra la puoi chiamare comunque Juventus, puoi utilizzare i giocatori della Juventus, l'unica cosa che non puoi avere sono il logo ufficiale e la maglia. Quindi diciamo che è abbastanza importante, però è questo quello che effettivamente è cambiato un po' e ha portato la community in questa un pochino incomprensione su quale gioco comprare il prossimo anno. Ditemi voi, quale gioco comprerete il prossimo anno? Lasciatemelo scritto qui sotto e noi ci vediamo presto con un prossimo video!